Feticci. Vivrei su vasti campi ancora vergini al percorso della storia, dove non ci sia il sibilo dolente delle mode a colmare di stupidità il mistero. Poveri noi, guerrieri pazzi, isolati su prati di merda contro feticci così grandi da oscurare il cielo e da serrarci la lingua in bocca. Noi, decrepiti di una saggezza che ci inchioda al silenzio. Davide Rota. È una serata che non avremmo voluto fare questa sera, però la facciamo, insomma, la facciamo con tutto il cuore, perché un comico, un amico, un attore, un autore sopraffino, una persona sensibilissima purtroppo, e questi sono i veri problemi della vita, ha deciso una sera di sedersi sulla poltrona e di dire: adesso andate voi avanti a fare i deficienti, io me la godo da lassù. Ciao Davide. E vado a presentare coloro i quali questa sera saranno pagati per stare qui da fino a l'una di notte o mezzanotte e mezza. Sono la band dei Delfini d'Acqua Dolce. Alla batteria Felchi. Poi abbiamo l'altro magro del gruppo, che siccome c'è crisi in giro, si lavora poco, decidiamo prima di fare le serate chi mangia e chi non mangia. L'altro non mangia mai, Thomas Graziano alla batteria, alla tastiera. Poi invece, signori, c'è chi dice: io non voglio essere pagato, che barba, questo soldo, questo... voglio essere pagato a tavola. E quindi è la parte strong del gruppo, la parte che costa poco in scena e poi si rifà a tavola. Alla mia destra, colui che ha un bar meraviglioso dove andavamo a giocare a dama, a poker, da tutte le parti, che sta andando sempre meglio, che è il Primavera, Paolo Santi! E alla mia sinistra, mentre uso questo e non uso più quello, alla mia sinistra invece c'è il bassista che ci accompagnerà questa sera, che è Lorenzo Colombo. Grazie. Io ho pensato che ognuno dovesse fare quello che si sentiva di fare, e allora ho preso una canzone che Davide ha scritto, che è molto particolare, che denota soprattutto quanto fosse raffinato dal punto di vista della scrittura. Questa canzone è stata musicata da un altro musicista di tutto rispetto luinese, che questa sera non c'è perché è impegnato, che è il grande Gianni Cipolletti. Gianni Cipolletti ha voluto essere presente in questa serata. Beh, fatelo un applauso, un luinese, grazie. Dai. Vabbè, questo qua è ballerino, quindi io tengo così. Gianni Cipolletti ha musicato questo pezzo e io mi sento di dire soltanto le ultime due cose. Io ho due ricordi di Davide, uno in particolare. Una volta andammo ad Arona a fare il corso dell'Umbar per Terun e ci convocò il comune e non ci disse che era la festa della pubblica amministrazione. C'erano il 95% in sala di meridionali. Se alla fine della serata non ci scorta una gazzella della polizia, ci corcano di legnata la prima rotonda. E ho questo ricordo particolare. Un altro ricordo, al di là dei lavori, che sono stati tanti con Davide, non mi dilungo, è stata una bellissima presentazione di libro. Mi chiama e dice: Checco, vieni ad aiutarmi a presentare il mio ultimo libro. Dico: volentieri Davide, ci mancherebbe altro. Andiamo a Varese, c'erano due persone in sala. Noi iniziamo carinamente, dice: buonasera, presentiamo il libro. Le uniche due persone in sala sono uscite. A quel punto ci siamo messi a ridere e abbiamo detto. E poi l'ultimo ricordo bello è quando ci aveva preso il laboratorio di Zelig a Como, che Zelig di solito sfrutta, fa i pienoni, non paga i comici, e dopo quattro volte abbiamo detto: Davide, io ho due figli, tu sei quasi nonno, andiamo a casa, e abbiamo detto ciao a Zelig.
Questa canzone è stata scritta con un grande trasporto ed è il mio modo di ricordare Davide. Grazie. Fammi rivedere come curva il tuo sedere, fammi riprovare il riprovevole piacere di depositare la mia mano sul tuo seno mentre camminiamo nel centro di Luino. Vorrei prenderti sul tram della circonvallazione, infilando il mio biglietto della obliterazione. Saliremo a Porta Suda, scenderemo in via Bersè, poi vedrai, vorrai tornarci sopra il tram insieme a me. Io e te, sul 23, 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 io a te ti prenderò sul 23. Che non vuole che facciamo l'amore sopra il letto, in cucina o sul divano. Facciamolo nel tram, nel centro di Torino. Mi piace proprio tanto amarti sopra il finestrino. E nel caos dell'ora di punta ci ameremo nella taiga, attaccati ai finestrini come due sconosciuti. Saliremo a Porta Susa, scenderemo in via Bersè, poi vedrai, vorrai tornarci sopra il tram insieme a me. Io e te sul 23, 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 io a te ti prenderò sul 23. Come curva il tuo sedere, fammi riprovare il riprovevole piacere di depositare la mia mano sul tuo seno mentre camminiamo nel centro di Torino. Vorrei prenderti sul tram della circonvallazione, infilando il mio biglietto nella obliterazione. Io e te sul 23, 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 io a te ti prenderò sul 23. Io e te sul 23, 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 io a te ti prenderò, io a te ti prenderò. Grazie! Vorrei prenderti sul tram! Grande pezzo, grande autore! Ciao! Buonasera, mi metto di qua. Bene. Dicevo semplicemente che sei un... Grazie. Sei un ragazzo adorabile. Una volta... Ma non si può uscire. Ce l'hai il microfono? No. Non ne può. Non lo so. E io volevo. È questo qua il mio? Sì. Ah, beh, per questo. Famoso microfono Groviera, vedete? Questo è fornito da una ditta che fa buchi nell'acqua e nel bilancio. Luino è stato colpito anche lei nel bilancio, c'ha dei buchi. Cos'è questo? Posso usarlo questo? Fai quello che vuoi. Allora no, perché non. Dicevo, questo qui è il microfono. Tutto bene, mi raccomando, Mi sentite? Anch'io! No, chi ha acceso la luce? No, non c'è mistero così, non c'è patos. Patos, aspettiamo tutte le sere, non viene mai. Vuoi la sedia? Patos! Oh, te stanno a cercare, patos! Sì, la sedia mi serve, sai per cosa? Prego.
Non mi siedo, faccio sedere la chitarra che poverina stanca. Certo. Sai che tu devi stare qui mentre mi esibisco. No, io vado fuori dalle mani. Posso avere l'onore di... No, un applauso per Pellicini, così se ne va veramente. Pellicini è un bravo ragazzo, dagli occhi sinceri. Riesce sempre a farci lavorare gratis, non so come si fa, ma è sempre così. D'altra parte a lui non, se non si lavora gratis, io sono tanti anni che faccio quel mestiere qua e non ho mai guadagnato molto, soprattutto all'inizio pagavo io, ma è vero. Pagavo io, andavo al derby, c'era brivio. Comprata la maglietta nuova, me la porti via, scusa. Grazie. Ho dato l'ometto a un ometto, vedete? Poi mi accusano di pedofilia, no, no, attriti. Poi ci sono i petofili, che non sono i pedofili, petofili, questi quando vedono un bambino facciano una puzza. Puzzano vicino ai bambini, pensa che schifo. Lui è diventato famoso, poi dopodiché ha finito con Colorado e quando uno finisce con Colorado si spara ai maroni e meno male che non c'è più a Colorado, è Carletto Bianchessi! Quella, quella qui! Grazie, grazie! Grazie, grazie! Molto gentile, grazie, buonasera, benvenuti, ciao Davide, io sono Carletto Bianchessi, sono un cabarettista, mi piace far ridere, quindi stasera farò qualcosa per riempirmi un po' il cuore, grazie per la foto, grazie nel frattempo, grazie perché sono molto fotogenico. Io parlerò molto sulla pazzia, ma soprattutto quello che accade nel mondo, perché siamo in Europa, ragazzi, io sono europeo 100%, a me la Merkel mi piace tantissimo, perché lo spread tutti i giorni mi si alza, mi si abbassa, mi piace tantissimo. Il PIL, prodotto interno lordo, 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 molto lordo. Io tutti i giorni lo scarico, il mio prodotto interno lordo. Mi piace stare in Europa, che si parla ancora di razzismo, ma vogliamoci bene, Dio santo. L'altra sera ero a Firenze, ho visto una scena incredibile, ho visto un nero. Stava attraversando le strisce pedonali e diceva, mi vedono, qui non mi vedono, qui mi vedono. L'hanno scacciato al suolo. Questa era una pausa per chiudere questo cappelletto comico in maniera abbastanza, non dico teatrale, ma in maniera anche con la lingua italiana. Visto che siamo italiani, uso la lingua italiana, perché dire in questo frangente io ho finito è superfluo, dire io smetto è altrettanto scontato, ma dire in lingua italiana io cesso. Voce del verbo cessare. Siccome io sono molto tecnologico come voi, sulla tastiera digito due tasti molto importanti. Il primo è spazio al vostro cuore. Il secondo è ESC per uscire. Ciao Davide! Carletto? Sì. E adesso il prossimo artista ha incontrato Davide più volte proprio sul palco qui del Festival della Comicità. Per essere qui con noi questa sera ha chiesto un permesso a San Vittore e il panettiere più famoso d'Italia, signori e signori, Stefano Chiavaroli! Chiavaroli, troppo. Cocco. Stefano. Cocco, non è... Stefano Chiavaroli. No, non è il tuo momento. Ho già detto, oltretutto, scusate un attimo, distraetevi un attimo. Non mi devi chiamare Cocco. Solo sì. Nell'intimo, cioè quando siamo io e te, basta. Mi può chiamare Cocco tuo papà? Che è in tua sala. Mamma. Il Bina. Anche il Bina? Anche il Bina, perché se si arrabbia mi cade addosso, mi rovina. E basta. E in pubblico sono Stefano Chiodaroli. O Francesco Salvi, stasera sono Stefano Chiodaroli. Dai, non sei tu Stefano Chiodaroli. È dietro, che aspetta di entrare. Non sei contenta che sono qua io? Sono venuto qui un attimo, solo un attimo. No, vai pure, grazie. Vado, io me ne vado. No, ma rimani pure là. Rimani pure là fuori, grazie. E no, sono perché qua. Se riesco vorrei leggervi una cosa che ho fatto già tempo fa. L'ho fatta... una sola volta. È una poesia che molta gente mi chiede, quante volte me l'ha chiesto? Una sola volta. Ma io stasera la faccio, la leggo perché è una sua memoria, perché l'ho scritta. Quante volte l'ho scritto? Una sola volta. Ed è il cedro del Libano, che è una roba che mi sta proprio a cuore. Un'altra cosa che non capisco è perché i cinema li fanno con la parte in mezzo vuota. Io, sai quanti teatri trovo con la parte in mezzo quella che è la migliore? Non potete attaccarla. Anzi, non c'è il nostro amico di Roma, è il proprietario del cinema di Roma. Potrebbe attaccare, evitare questi 1, 2, 3 posti sono qua,
fai due corridoi in mezzo, guadagni una fila e mi eviti di parlare sempre col carabiniere in fondo là che capisce un cazzo. Stefano Chiodaroli! Grazie dell'applauso che mi avete fatto, che mi sono permesso di cronometrare e che è durato 1 secondo e 8. Lui 2 secondi e 3, me 1 secondo e 8. Perché ho cronometrato la durata dell'applauso? Per il mio ego smisurato? Per la mia vanità senza fine? O semplicemente perché ho l'ascendente zodiacale nel segno dell'Ariete? L'ascendente è importante, è più importante il segno zodiacale vero proprio. Per quanto mi riguarda, io sono del segno zodiacale del Sagittario. Ci sono altri Sagittari questa sera qui a Luino? Sulle mani Sagittari! 3 Sagittari. Tutti gli altri in giro a rubare nelle case. I Sagittari presenti possono portare testimonianza di quello che era il nostro oroscopo alla fine dell'anno scorso. Diceva Sagittario, il 2015, il tuo anno. Verso luglio. Prima c'è la coda malefica di Saturno che ti darà un po' fastidio, ma poi si allontanerà. Ma amico sagittariano, nei primi giorni di luglio vedrai che un Giove benefico transiterà nel tuo cielo e la tua vita, amico sagittario, cambierà da così a così. Saturno si è allontanato, Giove benefico è transitato nel mio cielo, io stavo transitando sulla tangenziale ovest di Milano, la mia macchina si è capottata da così a così. Amici di Luino, mi prendo una piccola licenza e vi chiedo, se incontrate Giove, mandatelo a fanculo da parte mia. Metto gli occhiali da panettiere e faccio un breve... Ma breve, Piero! 30 secondi. Panettiere, andrebbe... Si può... Per piacere, per cortesia, per favore, si può fare, ma non ho marciato moglie, ma via, stato mezzo, dove fai... Si può fare! Ma non ho marciato moglie, ma via, stato mezzo, dove fai... A forza di dire per piacere, cortesia, per favore, convinto di essere seduto su due sacche della pallina, invece non sono seduto... Per cortesia, avete visto mia moglie Piera da queste parti? E allora la chiamo... Oh, bravo. Dopo ti strappo gli occhi e te la stacco sul sedere, così vedi le cagate che dici anche tu. La chiamo io. Piero! Piove! Grazie Stefano! Ciao Stefano Chiodaroli! È bellissimo, cioè, è un problema per il comune, però è bello che piova dentro e fuori. È bello, è bello. Ma solo da noi, è un effetto magico. Vabbè, dai, lascerà, grazie Stefano, carinissimo. Albizzate, paese di matti, non che Luino sia da meno, però va bene così, insomma. No, visto? Dopo. Stefano poi è uno che con gli uomini si comporta bene, ma con le donne ogni volta ti giri là, zac, ciao Stefano Chiodaroli, vero panettiere, ma adesso, cara Sara, dobbiamo andare a presentare... stiamo allestendo un video che non è Lions Internazionale Luino, che però vabbè apprezziamo, quindi mentre piove anche in teatro, è un'intervista fatta così. Di una persona sicuramente molto affezionata a Davide. È una persona davvero affezionata a Davide. Aspetta che prendo un po' d'acqua perché anch'io ho bisogno di rinfrescarmi. Non è potuto venire perché è una settimana particolarmente fortunata, piove fuori, piove dentro e abbiamo avuto anche dei problemi di lutto che sono problemi gravi. Doveva essere con noi Jacopo, direttamente da Perugia, purtroppo in settimana è venuto a mancare suo cugino, cara Sara, ed è stato molto onesto, gentile, dicendomi: Francesco, io non me la sento, però da oggi a domani ti mando un video. Io e Davide siamo cresciuti assieme, d'estate io arrivavo a Luino a casa dei miei nonni e quando poi siamo cresciuti abbiamo iniziato a suonare assieme, che in realtà io non so suonare e sono anche stonato, per cui praticamente Davide era mostruoso perché riusciva a fare da solo, cantava, aveva registrato la sua voce per cui sembrava che cantava un gruppo, tutti gli strumenti musicali messi sotto, e abbiamo creato insieme a Sergio Parini e a Mario Pirovano l'invasione degli uomini paprika, una cosa extraterrestre, per cui giravamo per l'Italia o vestiti da alieni oppure con dei cappottoni blu e dei cappelli da vigili urbane. Era un gruppo di rock demenziale, la nostra canzone di maggior successo fu Vorrei prenderti sul tram, una situazione per cui, siccome la mamma di lei non voleva che lo facessero certe cose in cucina o sul divano, in camera da letto, questi due amanti andavano sul tram nella città che sballonzolava e si amavano tra la folla.
Era una situazione molto particolare perché io non so suonare e sono anche stonato e anche gli altri cantanti avevano dei grossi problemi, per cui in realtà tutto il gruppo lo faceva Davide da solo, faceva le diverse voci, gli accompagnamenti musicali eccetera eccetera. Il nostro maggior successo fu al Festival di San Scemo, che era una parodia di Sanremo, e dove cantammo davanti a 7000 persone che giocarono a fare il pubblico dei Rolling Stones e gente si buttava per terra, scene di isteria di massa. Soltanto l'unico problema fu che gli organizzatori distribuirono alla fine del concerto verdura e invitando la gente a lanciare questa verdura, soltanto che qualcuno li prese troppo alla lettera, insomma io mi beccai un finocchio di questa misura con tutto il gambo lanciato tipo frombola sul mento e la mandibola e crollai per terra sul palco, una scena patetica. Visto che adesso siete tutti lì a Luino, vorrei fare una domanda, non so se qualcuno sarà in grado di darmi la risposta, ma che cosa c'è nell'acqua di Luino per cui Luino è la cittadina forse a livello mondiale che ha la più alta densità di comici? Guardate che è un fatto straordinario. Secondo me il sindaco di Luino dovrebbe occuparsene, incaricare una commissione di studio, perché se si riuscisse a capire che cosa rende Luino così ispiratrice di comicità e folle ironia, beh, potreste venderlo e farci veramente un pacco di soldi a livello mondiale. Beh, intanto che aspetto che voi mi forniate una risposta e che ci sia un gruppo di studio scientifico su questo tema, vorrei salutare tutti e ciao Davide. E adesso è venuto un momento di avere le due spalle di presentatori, perché ho un caro amico nello spettacolo che ha fatto tante cose assieme a Davide e soprattutto è un padre storico del cabaret italiano. Innamorato di Luino, va sempre a mangiare lo squaccherone di fronte al bar Clerici, forse perché la Lesi gli fa paura e quindi dice vado di fronte, e soprattutto è una persona da cui io ho disimparato, cioè ho imparato ma poi di conto mio ho disimparato. E ecco qua, questi sono gli sponsor. Verena ha fatto una figlia nel frattempo, eccola qui, sono cose belle, eh? Viva il futuro di Luino. Questa è un'altra, e manca un fulmine e poi abbiamo fatto tutto. Dicevo, Roberto è lui o non è lui? È una cara persona, è un caro amico, abbiamo appreso tutti da lui la comicità, perché è il vero padre del cabaret italiano, Roberto Brivio, accompagnato alla chitarra da Paolo Pellicini. Per il papà del cabaret italiano. Non è mica vero, perché io sono anch'io un figlio del cabaret. Il cabaret non è nato in Italia, è nato in Francia, è nato in Germania. In Italia lo hanno portato prima di noi Paolo Poli, i parenti Fo e Durano, in tantissimi hanno portato il cabaret sotto varie formule. E poi siamo arrivati noi, è stata una questione di tempo, capito? Il tempo è favorevole. Si lanciavano allora le canzoni degli ubriachi, ed è questa con questa canzone che io voglio aprire lo spettacolo di questa sera, che durerà un paio d'ore, insomma, intanto voi fuori piove e siamo tutti contenti di essere qui al chiuso. Prego maestro, lei vuole cominciare? Chi è che al disco il viner fa male? Lei tutta gente. Lei tutta gente, chi è che il dice che il vino fa male? Lei tutta gente dell'ospedale. Io non ho bevuto tanto e non mi ha fatto male. Quasi che fa male, il vino fa cantar. Ui, che la paga ben, che la paga mal, siamo il fior della gioventù. Pensa la magna bebbi, pensa la magna bebbi, uè, che la paga ben, che la paga mal, siamo il fior della gioventù. Pensa la magna bebbi, bevi anche tu,
ribomba, ribomba, se è l'ora di cambiar vela, l'amor è sempre quella, l'amor è sempre quella, bomba, ribomba, se è l'ora di cambiar vela, l'amor è sempre quella, e sempre lo sarà. Napoleone faceva l'oste e Garibaldi il cantiniere, trullala, la regina d'Inghilterra la pisava in un bicer, la regina d'Inghilterra la pisava in un bicer, in un bicer, in un bicer. Era sbronzo quel mortaio che nel fango sprofondò, ma il fiaschetto era d'acciaio e il Barbera si salvò. Barbera, Barbera, siamo tutti figli tuoi, e se non sarà stasera, sarà per quando vuoi, e se non sarà stasera, sarà per quando vuoi. Che avevi una morusa in piazza Baracca, che la mangiava il pen, compagno di una vacca, e passa via il dottor dell'ospedale, il cardinale a cura del giasso artificiale, uè, le belle le buone le san come curare. Viva la macchina, viva la macchina, le belle le buone le san come curare. Viva la macchina del giasso artificiale, la mia morusa è de Villa Franca. La gana tetta rossa e l'altra bianca, la mia morusale della Riviera, la gana tetta bianca e l'altra nera, la mia morusale della Versilia, la gana tetta nera, l'altra vermiglia. No, no, minga bianca, la mia brusale, le deduino. Che tu chi so di te, vuoi beve il vino. La mia brusale, le de Piacenza, la sederba, la camisa e le propri senza. E se son cioc pur te, maca, tutti assieme, forza, vai. E se... e se son ciò pur te maca con la caretta, se la caretta lavano, coraggio, se la caretta, se la caretta lavano ti dà dell'oli, e se son ciò la sempisa, forza tutti, e se son ciò la sempisa, e se son ciò la sempisa, la singa. Oi vita mia, oi Cristo cuore, sì stato lo primo amore, lo primo e l'ultimo sarai per me. Oi vita stracca, son stufa de fa la vacca, oi mondo boia, de fa la troia, mi ne po' di più. Paolo! Paolo! È grandioso. Vi devo lasciare perché ce ne sono tanti altri dietro di noi, non possiamo fare mezzanotte perché sennò non avrete la difficoltà di uscire con la pioggia, almeno vederla, no? Dopo tanto tempo che l'aspettate a un certo punto, e invece se dovesse smettere la pioggia mi sentirei in colpa anche nei confronti dei miei compagni. Però non posso esimermi da raccontarvi una delle ultime storie che ho messo dentro nei miei libri, che volete dargli un'occhiata dopo, sono là nell'atrio, e tutti per beneficenza a me naturalmente. E dicevo che questa storia è molto particolare. Voi sapete che quando Sean Connery faceva la pubblicità nei caroselli o nella pubblicità italiana, aveva la particolarità di non essere riconosciuto. Avevano trovato questa specie di gag, cosa che si prolungava anche normalmente nella vita, nei negozi. Entrava nei negozi e i negozianti facevano finta di non riconoscerlo. Facevano finta, ma poi la finta proseguiva. Un giorno io ero al Bardonini in piazza San Babila,
dove ancora c'era un bar d'angolo con scritto il famoso aperitivo che si beveva, il gin rosa, che si beveva a quei tempi e si beve tuttora se uno va naturalmente in centro e riesce a trovare il negozio dove lo vendono. Entra Sean Connery, coffee please! Barista non lo sa, fa finta di non sentirlo. Coffee please! Coffee please! A fianco a lui c'era un signore appoggiato al banco, come stanno i normali avventori degli American Bar, no? Con in mano il bicchiere di whisky, e l'abate le picca sulla spalla, questo si gira, Bond, James Bond, Zepp, Giuseppe. Grazie Roberto! Paolo! Grazie, grazie, ma davvero un monumento dello spettacolo italiano, Roberto. Vuoi dire dei libri? Vuoi dire dei libri, Roberto? No, volevo dire una sola cosa. Non ho parlato volutamente di Davide Rota, perché con Davide abbiamo fatto un corso per comici proprio qui, certo, che era istituito da te, ed è stato un anno straordinario, dove ci si incontrava tutte le sere e si cominciava con lo squacquerone per poi finire con le squacquerate sul palcoscenico. Ed è stato è inutile, ce l'abbiamo dentro nel cuore e poi ne avete parlato tanto voi. Grazie, ciao. Grazie Roberto, grazie, grazie. Grazie. Mi ha abbandonato anche il microfono, ci siamo dilungati e ovviamente il cabaret è l'arte del dilungarsi, dell'improvvisazione, ma adesso io, mentre non sono supportato da nessuno delle mie spalle perché si sono rotte le balle, vado a presentarvi un amico meraviglioso. Io ho un punto di riferimento, quando sono un po' in crisi personalmente ci troviamo alla trattoria sul Lambro. Perché sul Lambro si parla, si incomincia, addirittura a un certo punto della giornata, mezzogiorno, due e mezza, si può fumare, finiamo distrutti, vino, non vino, grappa, mazza caffè, e poi soprattutto ci accomuna una cosa, noi siamo tutte e due del partito del Muriatico, poi vabbè questo lo vedremo, è con grande, grande onore che vado a presentare un caro amico, ma soprattutto un sopraffino monologhista, secondo me il migliore che abbiamo, Alberto Patucco! Grazie, io credo che questa presentazione non giovi al proseguo del mio intervento, vi vedo tutti piuttosto vivaci, vi ringrazio per la strepitosa accoglienza, io sono commosso. E non vorrei svegliarvi, però no, perché non ho capito, fin qui era tutto perfetto, che cacchio di presentazione hai fatto? Che è? Non so, ci sembrava chissà che enfasi, cioè, veramente, ma ridete, che cazzo ve ne frega, l'avete fatto fin qua, perché con me? Non ho ancora fatto niente, cioè, no. Allora bene, vedo che non vi, ma io allora forse vi incoraggio dicendo che sarò brevissimo. Niente, neanche qua, proprio catatonici, vabbè, è così. Allora, volevo fare tutto un discorso, tutta una pippa su quello che io, quando mi sono avvicinato a questo mondo, intendevo per cabaret, cioè il fatto di essere un po' trasgressivi, dissacranti, no? E il punto di riferimento era la satira politica, vedi che oggi si è ribaltato assolutamente tutto, cioè questi politici fanno più ridere loro. E quindi il comico è spiazzato. Questa qui solitamente funzionava, vabbè, un cazzo, non ha importanza. Però, no, aspetta. Tant'è che ultimamente io ho abbandonato un po' questo tratto, in più anche spiazzato dai media attuali, cioè c'è questa velocità di comunicazione, cioè internet, la rete, Twitter, insomma, annientano e polverizzano qualsiasi intuizione comica. In più c'è un vezzo da parte dei comici che è assolutamente insomma poco frequentabile e poco avvicinabile al tratto satirico, che è quello di essere parcondiciosi. Io non sopporto il comico parcondicioso, uno che fa una battuta su uno di qua per poi parare con una su uno di là, per tenere questo, per piacere, essere piacioni. A me invece piace un po', e vedo che è reciproco, non avere corrispondenze, insomma, hai capito? E vedo che infatti ci stiamo sensibilmente sui coglioni, e questo va benissimo. No, ma va bene, perché
che cazzo applaudite solo voi? Loro sono ormai... è il deserto dei tartari. Io devo dire che invece a me incuriosisce molto questo tipo di approccio. E per, proprio partendo dal fatto che è bene anche non piacersi. Infatti quando dice, sai, tutti quelli che dicono, ah, mi stanno tutti sulle palle. Non è, io dico, sì, mi stanno sul cazzo tutti, però se ci penso un attimo mi sto già sul cazzo anch'io. Quindi, hai capito? Cerco di... niente, no, stasera non... vabbè. E chiudo con questa notizia successa poco tempo fa. A Napoli un senegalese ha sventato una rapina. Non c'è da fare, non riescono proprio ad integrarsi. Grazie. Grazie ad Alberto Patrucco. Verrebbe da dire buio. Grazie. Buonanotte. Grazie, dottore. Vado, anch'io. Vado. Andiamo insieme. Andiamo insieme, grazie. Grazie. E continuiamo la serata. Per voi che siete di Luino, sapete benissimo che i luinesi o fanno i cabarettisti, come i due matti che mi accompagnano questa sera nella presentazione, oppure sono grandi scrittori. Ecco, noi continuiamo la serata proprio con un poeta, Fabio Stocco. Buonasera a tutti, non mi metto a rivaleggiare con i comici, sono troppo bravi, non mi sono allenato per questo. Io sono venuto per parlarvi di Davide perché Davide è stato per me un amico fraterno, forse il più grande amico che ho avuto, e siamo stati insieme a scuola dalla prima media fino alla quinta liceo, mi ricordo le medie a Villa Petrolo, poi il liceo scientifico nella vecchia sede qui in Città Bassa che ricordate. Abbiamo abitato insieme il primo anno di università, assieme a Giorgio, che non so se è in sala, forse in vacanza, Giorgio Manfred, e poi non ci siamo mai separati, nel senso che ci sono stati dei periodi in cui le nostre vite, io facevo la carriera universitaria, lui faceva la carriera artistica, ci hanno portato lontani, ma è un filo che non si è mai reciso. Proprio in questi giorni, un anno fa, Renzo Carnio, che invece so essere in sala, che è un filmmaker, decise di fare un film sulla mia poesia, sui luoghi della mia poesia. Questo film inizia, non è una cosa promozionale perché non è in commercio, è una cosa amatoriale, però è stata una cosa importante per noi. E comincia proprio a Luino, dove io ho trascorso dai 7 anni fino ai 18 anni, quegli anni importanti in cui una vocazione artistica anche in me è nata, prima musicale. Anche per questo mi trovo bene in questo ambiente, in questo teatro. Mi ricordo che a 18 anni feci da spalla a Roberto Vecchione, a Pierangelo Bertoli, quando si facevano questi concerti. Qualcuno fra di voi forse che ha memoria se lo ricorderà. E decidemmo poi di fare un'intervista e Davide si prestò. E quindi a Caldea andammo a girare dentro casa sua, lì in Riva al Lago, proprio sulla spiaggia dove c'è il circolo velico. E non è stato ancora possibile fare vedere queste immagini, che credo con quasi certezza siano le ultime di un Davide sereno, amichevole, sorridente, scherzoso in vita. E in quella stessa casa infatti poi è mancato a novembre. E vi leggo una poesia lontanissima che ho rispolverato dal mio primo libro dell'88, che appunto parla dei fili, perché quando si perde un amico è come se ti tagliassero un braccio, però i monchi lo sentono il braccio come se lo avessero ancora. E allora penso che Davide ci ascolti stasera, io lo sento a volte parlarmi, e vorrei leggervi questo testo che si chiama I fili, col quale vi saluto. I fili. Dove siete, amici? Tutti morti? Ho freddo alle pupille se vi guardo sorridere alle cornici di foto liceali, calzoni corti e scarpe da pallone, merende e compleanni fricchettoni, il volo corto, senza ali, del girino. Dove siete, donne? Sognate, trasognate, vomitato e benedetto sole libertino, appuntamenti. Vi vedo e non vi vedo, se mi inchino,
nel gesto che nobilita i poeti ai vostri piedi arcuati di bagnanti, le attese interminabili, le fughe portoghesi dai battelli, gli abbracci sempre quelli sui pontili, tutto mi passa addosso, scava solchi sottili ma tenaci, la vita come fili sul ferro arrugginito dei cortili, e sanguino dagli occhi come un toro, non oso riavvitare più le viti, ma forse è solo il cielo nuvoloso, il pigro dondolarsi della bici. Grazie. Ritengo bellissimo questo momento, perché è proprio intimo e soprattutto perché lui, Fabio, è un grande poeta ed è un lustro certamente di questa città, che dimostra che non siamo semplicemente solo comici, ma ci sono grandi scrittori, grandi poeti, e soprattutto per l'amicizia che legava Fabio a Davide. Bene, sono Masgona, anche perché stiamo per finire, giustamente, perché ha smesso di piovere anche in teatro, per cui a brevissimo andate a letto, mancano due pezzi e andiamo a concludere. Tocca a me. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Infatti non solo scrittori, non solo matti, ma anche cantautori. Noi, insomma, è una città d'artisti, quindi il nostro prossimo artista è un cantautore. È qui che si fa karaoke? No, guardi, sento tutta la sera che mi fanno degli scherzi. Qui adesso devo presentare un mio amico, un cantautore. Ma perché io faccio karaoke? Ma chi la faccio entrare? Faccio midley. No, guardi, ho sbagliato, la prego. Midley. Ma chi... facciamo così, venga qua un attimo con me, perché non ce la faccio più, è tutta la sera. L'unica donna, mi stanno massacrando, venga su. Prego. Ma che cos'è, un cane? Sì, è il mio cagnolino, si chiama Ardo. Cosa fai, Ardo? Muovi la coda? Ma codardo. Come si chiama lei? Guardi, io ho anche un piede rotto, mannaggia, mi fa fare la scala, aspetti. Ecco qua. Chi è lei? Mi chiamo Roberto, faccio karaoke. E vuole cantare? I midley. Venga su con me, insomma, facciamo qualcosa. Tipo i midley, tipo... E guidare a fari spenti nella notte per capire se poi è così facile morire. E bam! Sì. Oppure c'è quell'altro che fa, quello di zero, che fa... Il triangolo, no, non l'avevo considerato. E bam! Forse era meglio metterlo. Ci chiudiamo con una chicca, un'altra poesia. Un'altra poesia? Dai, non c'è più orario. Vabbè, a questo punto non c'è più. Tanto, abbiamo ma per una a caso, sì, dedicata a una a caso. Dedicata a una persona a caso. Sara. Sara, segui il ciuffo con attenzione. Sara, segui il ciuffo con attenzione. Guardalo attentamente, Sara, tu stasera me la dai. Vieni qui vicino, non aver paura, Saretta. Titolo della poesia. Titolo della poesia. Guarda. Oh, questa te la recito, Sara, cambio anche il tono della voce. Bene. Uso il diaframma. Sì, a serio. Una fatica ad infilarlo. Silenzio, che il maestro si sta concentrando. Titolo, guarda, oh guarda Sara, questa notte ho fatto un sogno, ho sognato un albero centenario, questo albero regalava i petali dei suoi fiori al vento, questi petali facevano giochi pindarici nell'aria, sotto quell'albero c'eri tu, Sara. Sara, mi sono svegliato di soprassalto, ma il fiatone sono uscito per prendere una boccata d'aria, le stelle nel cielo, una radiava più luce delle altre, sotto quella stella c'eri tu, Sara. Sara, ho visto una donna che allattava un bambino vicino, un'amica che con voce soave cantava una nenia. Quell'amica eri tu. Sara. Sara, mi sono perso nel mare, le onde mi travolgevano, uno scoglio, la mia unica ancora di salvezza. Su quello scoglio una sirena, avevo i tuoi occhi. Quella sirena eri tu. Sara. Oh, rompi i coglioni, sei dappertutto, Roberto De Marchi! Grazie, ciao! Grazie, Roberto! Adesso! Ma via davvero! Non ci posso credere! Ti lascio il palco! E chiudiamo con
due amici, due luinesi, che hanno voluto dedicare due pezzi a Davide, che hanno lavorato entrambe con Davide, saranno ovviamente molto brevi ma molto intensi. Il primo è un amico da una vita, abbiamo iniziato a lavorare insieme, poi lui ha deviato sulla musica, il cantante dei Treni in Corsa, Matteo Carasini, grazie. Che ha momenti della vita che la fortuna la gira in spalle, che non alter più se cattivo, leco anche il diavolo se t'accai bal. Certi di piene de cola, certi altri e fai destra, certe notti che pare un mondo ma per cui passi, sapore di taglie forti e di sigarette senza confezione, giornalista, fotoreporter, dalla Brianza alla fine del mondo, e la malla sua come special, la pellicola del taschi, la paura attaccata al colpo del suo destino. Passa mai in ogni strada, tutti gli stessi soglia vai, su diventa tutto samurai. Banzai, come una bala in discesa, banzai, senza ne attacchi in difesa, sarà io il guai che tira il vento, qualche spia si andrei a sparare. Legge Andrea arriva. D'erba come confine ed occhi fissi nella fly zone. Obiettivo su fuoco amico che parte verso in televisione. La pallottola per un alter, una spalla che senti più. Sira le giga che guarda in su, che sira i bei ricordi nei bar di Panama o del Vietnam, tra chitarre, bicer de bira, tra gente che canta per mia beffa, donne e sole, figlie della guerra, nati ieri o di 80 anni, come angeli nella notte, senza un domani. Ma come mai, signore, come mai, abbiamo una vita, tra Dallas come Shanghai, che passa il tempo, cui so anni e cui so guai, ma studiamo come l'ultimo samurai, sulle mani, banzai, come una bala in discesa, banzai, senza la tanto in difesa, grazie, grazie a Luino, grazie Checco. Grazie Matteo. Ciao Davide. Grazie Matteo Carasini, grazie mille Teo, dall'Expo a Luino. Bene ragazzi, mentre congediamo Matteo, ci prepariamo per l'ultimo breve numero, anche perché immagino che siate un pochettino stanchi. Mentre si prepara l'ultimo numero, che ha bisogno un po' di presentazione, ho estrapolato brevissimamente perché quando si dice che il comico romanza, il comico di qua, ma quando a parlare è la carta stampata, signori, allora vi rendete conto che queste zone sono davvero particolari. Sentite cosa dice la prealpina del 25 marzo del 2007. Luino,
Padre coltiva marijuana sul balcone di casa. Quanti padri di famiglia fanno questo mestiere? Preparando una pizza per i figli si accorge di non avere il basilico. Padre di famiglia decide allora di dare sapore alla cena con le foglie tropicali. Risultato: figli all'ospedale intossicati, padre arrestato per spaccio e detenzione di stupefacenti. Io la trovo meravigliosa. Musadino, camionista arrestato in dogana, circolava con un camion rubato battente targa elvetica posteriore e targa italiana anteriore. Meravigliosa. La provincia, maggio 2003. Leggiuno rubava in casa della moglie scoperta a letto con il padre del ladro. Ci potete pensare ancora un po'. L'Aveno, insomma vicino, altro posto di comici. Transessuale si spoglia all'improvviso in chiesa durante la Santa Messa, dirigendosi verso il prete per aggredirlo. Ora voi immaginateci con questo penzolone incredibile per aggredirlo. Sentite, e poi uno dice che romanza, questa è la provincia del 2 marzo 2008, cosa dice? Il Santo Padre, il giornalista, sbagliato, era già santo probabilmente, viene tratto in salvo dai fedeli che immobilizzano il mostro per poi purificarlo nell'acqua santa. Meraviglioso. Questo era un giornale di cui non si dice la fonte. Contadino della valle colto in compagnia amorevole col capo gregge dietro un cespuglio dichiara: l'ho messa pecora per capire la pecora. Vabbè, questa è l'ultima e dopo abbiamo pronto il numero. Me la ricordo perché un mio caro amico, appena sono entrato in una testata giornalistica, mi dice: tu che hai raccolto i giornali non puoi che non considerare questa. E qui vi invito a capire cosa può essere l'errore di stampa e un errore di stampa cosa può portare. Varese, rapina in centro. Il malvivente si fa dare l'incasso della giornata minacciando il farmacista con una pistola al collo. Cronaca nera. Ad attenderlo fuori il complice con l'auto accesa. I due, udite udite, errore, si sono dati alla figa facendo disperdere le loro tracce. La fuga, meraviglioso. Ebbene, signore e signori, questo era per dirvi che cos'è. L'ultima è Germignaga, un paese di manine così. Pensate che questo genio a Germignaga, se c'è qualcuno di Germignaga, lasci perdere. Germignaga, sponda lombarda del Lago Maggiore. Sentite, intanto profondo rosso, vedete? Tagliava piante con la motosega, seduto sui rami delle stesse piante finché gli franava addosso l'intero albero. Meravigliosa, oserei dire. Bene, signori e signori, lasciamo perdere queste stupidate. Abbiamo divagato, ci siamo un pochettino allungati, ovviamente i comici erano tanti, ci spiace davvero per l'assenza, doveva fare la chiusura di Enzo, ma l'ho visto questa mattina, sono stato brevemente alla funzione e siccome dovevano portare poi la salma della mamma a Cremona, mi ha detto: faccio di tutto, ma ovviamente non ce l'ha fatta. Facciamo un applauso a uno di noi che ovviamente doveva essere con noi, ma purtroppo non c'è stato. Bene, noi ci congediamo con un'ultima canzone di un ultimo cantautore sopraffino di Luino, perché a me piace andare in rima, che a differenza degli altri ha voluto prendere una canzone di Davide, musicarla e cantarla per voi. Direttamente da Germignaga, il paese era lui, probabilmente era lo zio che tagliava le piante o qualcuno, direttamente da Germignaga, Massimiliano Peroni, poi ci lasciamo tutti insieme. Questa canzone in origine si chiamava Quasi e io l'ho tradotta facendola diventare: le donne attendono alle finestre facendo finta di niente, poi occhi bassi, risposte e sorrisi. Le donne attendono che i sogni invecchino in fantasia d'amore. Questo è il titolo. Le donne attendono alle finestre facendo finta di niente. Facendo finta di niente. E poi occhi bassi, risposte e sorrisi. Le donne attendono che i sogni invecchino in fantasie d'amore. Ta da da dai.
da 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 da. Lei mi baciò una volta sola, con la salsedina in gola, con la salsedina in gola, perché il ricordo fosse puro, né amico né amante, solo un piccolo gesto sacro, nato da una visione. Le donne attendono che i sogni invecchino in fantasie d'amore. Da 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 da. Da 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 da, para ba 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 ba. Così l'avventura si sperperò in una notte buia, il piacere più prossimo all'infinito che è l'amore, immateriale fuoco, al cristallino e al corpo, dona bellezza e annega le distanze, e nuro e vero muove le vecchie danze. Mentre le donne attendono che i sogni invecchino in fantasie d'amore, le donne attendono che i sogni invecchino in fantasie d'amore. Da 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 da, da 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 da, da 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 da, da 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 da, da 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 da. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Le donne attendono che i sogni invecchino in fantasie d'amore. Grazie Max. Massimiliano Peroni. Allora, questa sera sono stati con noi per una lunga maratona dedicata a un amico direttamente da Milano. Inizio da quello che doveva non esserci, c'è stato ed è stato splendido, Roberto De Marchi! Grazie Roberto, vieni fuori con i capelli normali, eccolo qua! Poi abbiamo avuto, sempre da Milano, legato da una profonda amicizia con Davide, il mio amico Carletto Bianchessi! Eccolo qui! E poi abbiamo avuto tanti, mi viene in mente un biondo, il penultimo che ha cantato la canzone, ebbene sì, era lui, Matteo Carassini! Eccolo qui, ci sarà, non ci sarà, arriva piano piano. Poi, mentre si balla adesso Matteo esce, non si sa, direttamente da Luino, fa l'insegnante, la cattedra di lingue italiane, non ho capito, ma comunque ci credo, è veramente una persona sensibile, un caro amico, Fabio Scotto! Eccolo qui! Poi abbiamo avuto colui che ha presentato tutta la sera, poi a un certo punto non si è più visto, ma forse c'è ancora, direttamente da Luino, Francesco Salvi! Non si sa, se n'è andato, va bene, perché poi Alberto Patrucco che se n'è andato perché ha le prove e sta iniziando lo spettacolo per domani sera, non c'è, applauso ad Alberto Patrucco. Poi chi è rimasto qui con noi fino alla fine? Il padre del cabaret italiano, un grande signore, permettetemi di dire, e un grande amico, Roberto Brivio. Il di lui accompagnatore alla chitarra, Paolo Pellicini. E poi, ancora, Massimiliano Paloni. E poi, mentre mi vengono in mente un po', ovviamente lei la lasciamo per ultima, alla tastiera, al pianoforte, Thomas Graziani. Al basso, Lorenzo Colombo. Alla chitarra Paolo Santi, alla batteria Felchi, e se non mi dimentico nessuno, ovviamente una non me la posso dimenticare, altri uomini dietro non mi sembra ce ne siano, ebbene accogliamola con un grande applauso, la pretrice di Luino, Sara Maestri, grazie, buonanotte a tutti, buonanotte, grazie di essere intervenuti, siamo
siamo stati sfortunati per quanto riguarda il tempo, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Ciao, ciao e soprattutto ciao Davide, grazie. Si pari o non lo facciamo? Buonanotte!